La diffusione massiccia di sostanze stupefacenti nel territorio aretino, specie tra i giovanissimi, è diventata una vera e propria emergenza e come tale hanno deciso di analizzarla e di contrastarla gli studenti dell'Istituto Piero della Francesca, che stanno lavorando ormai da un anno su questo fronte, nell'ambito del progetto regionale Giovani Sentinelle della Legalità. Abbiamo prima di tutto monitorato un po' il fenomeno distribuendo un questionario sul territorio a un campione di 850 giovani compresi tra i 14 e i 20 anni per capire anche le dimensioni del fenomeno stesso. Dopodiché abbiamo cominciato a effettuare delle esperienze, degli incontri con degli esperti del settore e anche con giovani appartenenti a comunità di recupero che sono venuti a testimoniare anche cosa significa entrare in questo tunnel della droga. Le proposte che abbiamo portato sono soprattutto di informazione e di prevenzione, perché siamo stati tutti più o meno d'accordo sul fatto che essere restrittivi dopo è un errore, ma bisogna comunque far capire il fenomeno ai giovani, perché spesso è sconosciuto, perché molte persone soprattutto lo fanno in quanto va di moda, ma spesso non sanno neanche cosa stanno facendo realmente. Io credo che davvero, sentendo i ragazzi, lavoro con la scientificità che hanno effettuato questo lavoro, serva anche per il tavolo della sicurezza che noi abbiamo in piedi, per cui ecco perché avremo un altro appuntamento dove tutte le scuole presenteranno i lavori fatti e secondo me potranno essere utilizzati anche dalla ASL piuttosto che dagli enti locali per capire come davvero indirizzare le strategie su queste tematiche. Ancora una volta ci siamo messi in gioco in uno scambio di domande.